Una bici con 430 wattora che consuma come una bici con 720 wattora. Cominciamo. È vero, alla fine. Due tacche tu, due tacche io. Quando la tieni al deco, forse quando guardavi tu era spenta, non lo so. Se ne va, no? Più lo stile di guida quando avevo la Eckler, vabbè, più o meno ti sei ammazzato 20 volte, esatto, però comunque forse oggi è meglio che non ce l'hai più, forse è meglio, esatto. Sta già registrando lei? Io l'amo, vabbè, l'amo, dichiarazioni così, è un materialista convinto. Fazua contro Shimano, no dai, non mettiamola così nel letto. Allora, praticamente abbiamo preso, no, una strada che si chiama il Fosso di Lucia, no, di Santa Lucia. E ovviamente a me, da quando ho visto quella roba lì, cominciava a cantare nel Fosso di Lucia. Ma ce l'ho ancora in mente, 2 ore e mezzo fa è successo. Fosso di Santa Lucia. Aperto Maps per vedere se saremmo mai usciti da quel fosso. E non saremmo mai usciti. E di fatto non saremmo mai usciti. Io ho già 2, 3, 4 uscite ormai che uso la Pivot Shuttle SL, taglia M. Io sono 1,82, la taglia sembra perfetta, forse un pelo piccola. Le geometrie sono sul sito Pivot, si possono vedere tranquillamente, vedrete che c'è un bel reach bello lungo. Devo solo trovare un po' ancora la quadra con l'altezza del manubrio. Io sono abituato a tenerlo sempre molto basso, però in questa bici mi viene da tirarlo in più in alto. Adesso magari provo a alzarlo ancora un centimetro. Forse sì, magari le geometrie, magari anche la leggerezza della bici, perché parliamo di una bici che comunque originale appena consegnata pesa 17,8 kg. Adesso siamo su quasi 19 e ci ho messo le gomme, ci ho messo un po' di roba. Solo le gomme che uso io sono 1,5 kg in più di quello di come esce dalla casa, giusto per avere un po' di sicurezza di non spaccare dopo 2 secondi. E gli inserti, come sapete, non mi piacciono e quindi messo le gomme da DH. Mentre il signorino qui presente guida una Santa Cruz Eckler Kit S Carbonio C, batteria 720, Shimano EP8 720. Ragazzi, c'ho l'età, non ce la faccio più, non mi regge più il fisico, quindi no, a parte gli scherzi, per me è un amore che ritorna. Ah, tu la mallet hai preso, vero? Io la mallet, quindi la MX 29-27,5 come la mia vecchia Eckler MX, modello 2021, 29-27,5, e sinceramente me l'ha ricordata molto, molto come stile di guida, ma molto più veloce. Più, c'è un po' più di generosità più in sospensione, no? Sospensioni, sì, da 160-150, quindi andate ad aumentare l'escursione di 1 cm sia all'anteriore che al posteriore. Bici divertentissima secondo me, ragazzi, ti permette di fare tutto. 720 di batteria con lo Shimano e P8 con un carbonio, sappiamo bene la fluidità del motore, ti porta ovunque. Se vuoi lavorare lavori, se vuoi divertirti ti diverti, fai tutto in serenità. In discesa ti invidiavo un pochettino perché è una bici che comunque sia alla fine è più leggera. Però sì, alla fine però non è neanche così tanto più leggero. Non è tanto più leggero. Sì, no, vedi comunque sia la Pivot, anche quando stavi avanti riesci a vedere proprio la ciocosità che c'ha, quella leggerezza, no? Sì. C'è da dire che oggi ho provato con i pedali con gli attacchi, quindi non ero proprio a mio agio. E sinceramente adesso mi insultano tutti, però dai, zitto, fa il bravo. No, ho visto che ormai 10 anni che guido con i flat. Con l'attacco perdi, almeno che non la recuperi sotto un altro modo, ma la perdi completamente la sensibilità che hai sui piedi. Tant'è che tante cose non riuscivo a farle e c'avevo paura e mi si staccavano. Anche solamente per muovere la bici destra e sinistra, troppo movimento hanno i pedali e li ho tirati al massimo. Non ho problemi a sganciare, neanche a riagganciare, con 0 problemi. Però proprio la sensazione che hai sulla bicicletta di doverti muovere in un altro modo per
curvare, sì, è diverso e devi cambiare un attimo lo stile di guida. Sì. Non so se andrò avanti con questa prova, perché 40 anni cambiare stile di guida forse che altro 40 anni a finirli qui così. Appunto. Cioè, magari andiamo avanti, Andri, 5-10, che ne so, 5-6, insomma, roba del genere. Oggi abbiamo fatto 1200 di dislivello. Sì. Tu motore Shimano EP8, quasi sempre in eco sei andato. Sì. Ne hai consumati quasi il 60-70%. Alla fine ho sparato il tour. Vabbè, alla fine è ovvio, perché fine tour e boost. Mentre io con la mia Pivot SL, col Fasua, col nuovo Fasua, che secondo me è il motore più sbalorditivo che c'è in quest'anno sicuramente, puoi settarlo sotto tutti i punti di vista, ma l'avevamo già fatto il video, usandolo un po' di più, perché l'altra volta ce l'abbiamo avuto per un paio di giorni, non di più, ti fa proprio venire voglia di pedalare. Hai un range di autonomia che va dai 1200 tutto a turbo fino ai, non so, 2000 metri di dislivello usato. Perché considerando che oggi ho finito con più o meno il 35% di batteria, impressionante. Perché comunque siamo andati insieme, non è che stavo dietro o dovevate aspettarmi troppo. Assolutamente. Velocità sostenute. Poi abbiamo fatto anche comunque sia salite tecniche, toste, dritte, che di solito mettono questi motori qui depotenziati, li mettono sotto torchio. Esatto, bene. Sì. Beh, invece c'è da dire che ci devi mettere la gamba, E chi ce l'avrebbe messa la gamba? Dai, va! Secondo me c'è da prenderla un attimino con filosofia. Non è una bici per tutti. Ecco, sicuramente non è un e-bike tradizionale. C'è di buono che veramente il motore a turbo ci porta ovunque. C'è da dire che verso la seconda metà del giro anche il turbo, visto che sei più stanco, assiste. Però sulle salite tecniche comunque ti fa tirare la lingua un pochettino, perché non spinge come il Bosch a turbo, come lo Shimano. E quei 30 Nm di differenza si sentono, si sentono tutti. Però io nell'ottica di allenamento e perfezionare la pedalata, perché è molto più simile a una muscolare, anche la rotondità di pedalata è molto importante. Infatti, da dietro è spettacolare, vedi quando pedali, vedi proprio la pedalata rotonda, a parte che non percepisci, non c'è rumore, niente. Riuscivo a vedere la pedalata proprio fluida come riesci a vedere solo su una muscolare, cioè non c'è quella scattosità, addirittura ti viene da essere scattoso, perché essendo abituato a pedalare l'e-bike ti viene un po' il vuoto sulla pedalata, quindi devi essere più rotondo. No, veramente è una bomba, clamoroso. Poi vabbè, adesso l'abbiamo montata con la mammolla dietro, la 160 davanti, così comincia a diventare anche un bel mostriciattolo in discesa. Quello che andrò a cambiare, chiuderò l'angolo di sterzo di quel mezzo grado che c'è a disposizione con lo switch, perché abbiamo alzato un centimetro la forca, quindi andrò a riequilibrarla in quel modo lì. Però anche sui canali è difficile che tocchi i pedali, una bici bella e secondo me ben costruita, non è tanto bassa da terra, la distribuzione dei pesi si sente, si avverte, è molto centrale, tirarla sul manual è una cavolata assurda. Mi soddisfa sta bicicletta, anche perché comunque ecco, giri da 1200-1300 metri, che sono quelli che più o meno facciamo sempre, quella la sempre, cosa sbalorditiva secondo me, li fai volendo anche tutti in busto. E ancora non ho finito la batteria, mai. Quando abbiamo fatto quel pezzo più tosto oggi, ma anche domenica andando su salite toste, consideriamo che domenica abbiamo fatto 22 km con 1300 di dislivello, non ti viene troppo la voglia di mettere quel super boost che ha programmato Fasua. Praticamente è un 10 secondi di super boost che spinge a 450 watt-ora. Però non ne senti la necessità, perché è talmente fluida che tu vai su comunque con la tua pedalata, la cadenza giusta, non vuoi manco rompere quella cadenza su, che stai tenendo, sicuramente. È quasi più fastidio che altro. Ovvio, bisogna allenarsi per questa qua. Non è una muscolare, in discesa potrebbe essere un po' compromesso, più simile a una muscolare, però comunque un minimo di stabilità c'è. Dovessi scegliere tra una bici con tanta batteria e più pesante e una bici con poca batteria più leggera, ma in questo caso non andrei su motori meno spinti. No, anche perché sarebbero insensati poi. No, perché ci sono quelli da 30, da 50 Nm. Io la vedo al limite già ai 60, secondo me, perché su certe salite spinge di meno. Però già con 60, quando acquisti quella bici, sai che comunque sia devi metterci parte delle tue gambe, ci devono essere, quindi. Però con 60 sono sufficienti per stare. Esco con quelli con le bike tradizionali, riesco a fare un po' tutto. Sì, quello che mi ha sbalordito è, io pensavo che si dovesse andare molto più piano. No, quello sono rimasto male anch'io. In generale, perché comunque spinge di meno. Sempre più sbalordito del motore Fato. Io lo metto come miglior motore in assoluto. Forse anche meglio del Rocky Monte. Perché la spinta realmente è la stessa, eh.
Sì, la fluidità sicuramente. Cioè, non la spinta di potenza, la fluidità, l'impegno che c'è, esatto. Se uno ha un po' di pazienza per allenarsi, prenderei il motore Fasua, che viene montato ormai su Focus, che abbiamo disponibili. Focus, sono appena arrivate. Pivot, che abbiamo la mia, che è la mia. Che vendiamo, no, anche un po' sottoprezzata, visto che è su. E Transition. La Transition, che arriveranno ad aprile, hanno detto, e speriamo di averne una test magari un po' prima. L'unica cosa della bici che posso dire, peccato l'escursione, un po' leggermente riduttiva, dai. Non serve il discorso togliere e mettere la batteria su questa bici, non ne vedo la necessità, no. Perché comunque è bella compatta, leggera, ma l'escursione posteriore 130, è vero che è un carro che lavora, che è impressionante, un però io che forze. Ne so, io un 150, un 140, un 150 classico con 160 davanti, tipo la Shuttle, quella normale, sarebbe stata una bomba. Però forse volevano proprio lasciare quella giocosità, l'attività, una trail bike. Invece la Santina schiaccia sassi. La Santina lì c'ha VPP dietro, schiaccia, che lavora 150, io il VPP quello che ci metti col 140 che c'avevo l'Olinz a molla. Sì. E già sembrava un carro un 160, un 170, pazzesco. Questo realmente col 150, poi configurazione originale, quindi col Super Deluxe, quello base, è impressionante come lavora sta bici. Io rimango sempre, non hai provato la 29, pensate. 27 e mezzo, ragazzi. No, sì, ho voluto provare questa configurazione anche per fare il paragone con quella precedente, per capire cosa era cambiato. Certo. Ho capito adesso perché la amavo e perché per me era al primo posto, perché comunque rimane una bici che per tutti, perché è un e-bike tradizionale, quindi che può acquistare chiunque, dà tante soddisfazioni. Il bello è il compromesso che sono riuscito ad ottenere, secondo me, Santa Cruz ad oggi, che è quello che forse, se ti ricordi, la MX era un pelino una lama, era un po' troppo, sì, ballerina quando la spingevi. C'era sotto anche la d'occhio, grossa pecca, che c'aveva la batteria da 500. Batteria da 500. Cioè, adesso che hanno aumentato le escursioni, la batteria da 720, ma è pazzesco, perché è rimasta quella reattività che c'aveva prima. L'ingresso in curva. L'ingresso in curva anche io quando l'ho provato è pazzesco. Cioè, e il Nose Press, il Bunny Hop, fai tutto, ti diverti. Quindi secondo me c'ha il compromesso che veramente poche bici riescono ad avere. Quella leggerezza che non diresti mai all'inizio vedendola come i bike con 720. Sì, sì. Ma comunque una bici che ti rimane stabile e ti dà tanto. Io la amo. Vabbè, la dichiarazione così. È un materialista convinto. Come si dice, una botta alla voce, una botta alla mozza. Vabbè, chiudiamola qua, va. Ragazzi, quindi Pivot Shuttle promossa. Eckler promossissima. Promossa. Va bene. Ciao, ciao. Ciao a tutti.